E siamo live. Ciao a tutti, siamo qui con Lorenz Cura e con il prof Giuseppe Lopomo. Pino, Pino per tutti. Neanche quando ero facevo cattiveria da piccolo, mia madre mi chiamava Giuseppe, sempre Pino. Anzi, quando ero piccolo ero Pinuccio. Piacere a tutti. Io non vedo nessuno, ma immagino sia normale, vedo solo voi due. Sì, puoi andare a lato, puoi andare sui commenti e vedere chi commenta. Ah, Altrimenti benissimo. dovete andare su YouTube, Ah, ma è ok. un po' un casino. Vedo un po' di nomi. Allora, questa live è nata in seguito alla live fatta un po' di tempo fa col professor Sandro Brusco, in cui avevamo parlato dei Nobel, dei recenti Nobel e delle aste. E il professore è un coautore del professor Brusco. E quindi noi abbiamo pensato di continuare sulla tematica, però spaziandolo un po' di più. Perché il professore è un professore di un MBA, che non so quanti di voi sappiano che cos'è, noi lo spiegheremo. Quindi tratteremo l'argomento PhD, MBA, le aste ancora, con un caso specifico, in modo da far capire a più persone possibili quanto alcuni argomenti dell'economia non siano teorici, ma siano di attualità e di importanza veramente, siano molto importanti e molto attuali e molto pratiche, tra l'altro. Io vorrei lasciare la parola al professore per la presentazione. Ciao a tutti ragazzi, allora sono molto contento di essere qua, mi sono autoproposto perché lo vedo come una specie di sfida. Da un lato l'aspetto positivo è il mio obiettivo è cercare di essere il più chiaro possibile su cosa vuol dire fare lavoro accademico in America in questo periodo, in cosa consiste di fatto, e raccontare un po' la mia storia e come ci sono arrivato. E quindi sono molto contento di farlo. Voglio premettere una cosa, come ho sentito dire tante volte, the internet is forever, quindi qualunque stronzata possa venire fuori rimarrà, no? Per la posterità e non verrà cancellata mai. Quindi con un po' di emozione, con un po' di trepidazione, volevo appunto raccontarvi un po' chi sono, che faccio, e ho chiesto a Nazareno e Lorenz di rendere la cosa il più interattiva possibile perché mi trovo molto a mio agio anche quando insegno in un ambiente di domanda e risposta piuttosto che io parli no, nel silenzio assoluto. Allora, chi sono? Sono cresciuto tra Potenza e Matera. A 16 anni mio padre che lavorava in banca ha avuto una promozione, un trasferimento a Matera e siamo andati a Matera. Quindi a 16 anni nel mezzo del liceo classico, trasferito a Matera, dove ho conosciuto la mia attuale moglie. Noi siamo high school sweetheart, come si dice ai tempi. È stata un'esperienza formativa vivere a Matera, nel seguente senso, che la città è così piccola, così soffocante, che mi è venuto un desiderio violento di andarmene. E io ricordo questo episodio, l'estate del 1982, passeggiavamo per l'unica strada centrale di Matera dove la gente fa lo struscio perché non c'è nient'altro da fare a Matera, se non almeno 20 anni fa, 30 anni fa, non c'è niente da fare se non passeggiare avanti e indietro. E c'erano queste scene idilliche bellissime, queste coppiette con i passeggini, col sole che tramontava, e mia moglie, la mia ragazza ai tempi, mi fa: guarda, un giorno quelli saremo noi. E gli dico: no, 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 tu o mi spari e noi ce ne andiamo da qua perché io qua non ci voglio resistere. E lei ha capito subito, quindi siamo partiti tutte e due all'arrembaggio per gli Stati Uniti, dove ho avuto la gran fortuna di essere stato ammesso nel GSB di Stanford. E questo è un debito che devo a Sandro Brusco, il quale è stato il primo italiano nella storia a essere stato ammesso nella Stanford GSB. C'era un gruppettino di gente in Bocconi ai tempi che sognava di andare in America a fare il dottorato e no, ci andavamo a fare la birrettina a mezzanotte sul Naviglio e parlavamo dei sogni del dottorato e io ero insieme a questo gruppo, però sono stato più lento degli altri a finire la tesi, quindi sono rimasto indietro di un anno e ho visto Bisin, Zingales, Cornelli, Brusco, tutti far domanda e entrare in questi posti, MIT, Harvard, Stanford, Chicago, questi posti fantastici. E devo al fatto che Sandro cominciò bene e aveva dei buoni voti, io sono entrato perché hanno visto che avevo un background simile a quello di Sandro e mi hanno preso. E dopo di me nessun italiano per 5-6 anni, questa è una battuta. Ok, quindi a Stanford la vita è fantastica perché atterri in questo posto che è un pezzettino di Svizzera, nella mezzo della California, con l'erba falciata dritta dritta, tutti il sole che splende, non piove quasi mai, piove 5 giorni all'anno, tutti gentili con i denti bianchi che ti salutano e ti chiamano per nome. Quindi
sono vissuto su un emotional high, no? Con allegria e con gratitudine per i primi 2 o 3 anni del PhD, che è comunque una vita da monaco, perché non fai altro che studiare, mangiare e dormire e nient'altro, perché la valanga di homework, di lavoro che ti richiedono è... Non esiste sabato, non esiste domenica. Mi ricordo che il massimo del socializzare era Sandro che chiamava e diceva: andiamo da Torero stasera, che è uno di questi chain store di messicano cheap. Andare a Torero e farsi una birra con Sandro era il massimo della vita sociale ai tempi. Finito il PhD, fai il mercato con grande trepidazione e ho trovato NYU, dove ho cominciato male la mia carriera, perché con ingenuità la mia ricerca andava molto lentamente, io ero molto pignolo sul prima di sottomettere il paper, cioè lo pulivo, lo aggiustavo, eccetera, eccetera. Nel frattempo, siccome ho cominciato in una business school, e qui parleremo della differenza tra dipartimenti di economia e business school, in genere nelle business school gli standard per il teaching sono più alti. Se un MBA non è contento perché non capisce, va a lamentarsi dal dean, siccome pagano un sacco di soldi di tuition, il dean viene all'ufficio e dice: qua abbiamo un problema, devi migliorare. In un dipartimento tipicamente questa cosa succede molto meno. Quindi io ho dedicato... Così proprio, interrompo un attimo, perché magari non tutti sanno che cos'è un MBA, quindi lo spieghiamo, è un Master in Business Administration. Quindi sostanzialmente è come un PhD, però in amministrazione. Nella sostanza in realtà molto diverso. Allora, tipicamente chi fa il PhD in economia, chi vuole fare ricerca nella vita, chi vuole fare una carriera accademica o andare a lavorare in posti tipo la Banca Mondiale, il Fondo Monetario, la Banca Centrale Europea, questi posti qua, mentre il tipico MBA è una persona che dopo l'università lavora 3-4 anni, si fa esperienza in impresa, per esempio lavora in consulting companies, lavora per Procter & Gamble, lavora per Mars, lavora per queste grosse ditte, e poi per avere uno scatto di carriera torna a prendersi il Master in Business Administration. Quindi è gente che tipicamente ha smesso di studiare 5 anni fa, non hanno più l'allenamento mentale e non solo, ma sono molto occupati nel cercare lavoro mentre fanno l'MBA, quindi è gente che studia poco e vuole essere imboccata, per capirci. A me piace il paragone che insegnare è un po' come insegnare. Dai PhD, il cuoco che mi dava il cibo intellettuale mi tirava addosso animali vivi e toccava a noi, no, andare a casa, ammazzare l'animale, scuoiarlo, cucinarlo e poi mangiarlo, nel senso che ti davano delle dispense piene di errori, delle note scritte. Io ricordo Paul Milgrom, attuale Nobel Prize di quest'anno delle aste, che ci faceva vedere le slide scritte a mano chiaramente la notte prima con degli errori di matematica, e ridendo ci diceva: I told you I was gonna show you research in progress, no? Vi ho detto che avrei mostrato ricerca. Invece era lui vomitava lì gli appunti e tu dovevi capire più o meno che voleva dire, no? Torneremo a questa cosa, ricordami Nazareno per favore, perché se poi riusciamo a parlare di che cosa spiega come la gente decida se vuole fare per esempio micro o macro o lavoro empirico, secondo me ha molto a che fare col carisma dei docenti, le persone che ti espongono a questo tipo di... E io ho avuto come insegnante Tom Sargent, che dal punto di vista umano è una persona splendida, ma dal punto di vista di insegnare non ci prova neanche. Quindi poi ci torniamo su questo episodio. Allora, quindi l'MBA appunto è gente che per 2 anni vuole essere imboccata, quindi insegnare agli MBA richiede molto più lavoro, devi prendere tutto il materiale, lo devi pulire, lo devi rendere molto interessante per loro, lo devi rendere attuale, lo devi collegare ad articoli con la stampa o a casi attuali di imprese, insomma è un lavoro molto più difficile. Quindi la mia carriera è cominciata male ad NYU. E qui che voglio dire la seconda cosa, devo a Sandro il fatto che lui mi abbia salvato la carriera. Nel senso che Sandro un giorno si è presentato a New York a casa mia, mi ha detto: Pino, primo, non ti voglio più sentire lamentarti. Secondo, ci mettiamo e lavoriamo. È stato a casa mia 3 settimane e abbiamo scritto quello che tuttora ancora è uno dei paper migliori che abbiamo scritto. È stata un'esperienza esaltante, insomma, nell'ufficio, di fronte a una lavagna. Ma allora se così, aspetta, facciamo, dai, facciamo questa cosa. E venivano fuori sti teoremi, è stata un'esperienza... Ma da nulla, cioè, era un argomento che Sandro aveva una mezza idea, che fra l'altro è di Aste. Okay. Devo fare un'altra piccola parentesi. Negli anni 90, che erano gli anni in cui io ero a NYU e Sandro era ancora in Italia, credo, non aveva ancora... Sandro dopo il PhD è tornato in Italia per un po' di anni e poi ha cominciato a Stony Brook. È venuto a stare da me e la grande cosa che succedeva è, per la prima volta nella storia, il governo americano aveva chiesto a auction theorist, a gente che si occupava di dire delle aste, di disegnare le aste
per la vendita delle licenze dello spettro. L'amministrazione di Clinton un giorno sono arrivati a questa realizzazione, a questa idea, hanno detto: noi diamo sti permessi per usare certo spettro delle bande per i cellulari, li diamo gratis. Invece no, dobbiamo farci pagare. Allora ci vuole un meccanismo d'asta. Che meccanismo d'asta? Allora, il disegno di questi meccanismi d'asta è stato una cosa lunga e laboriosa che ha impiegato un anno e mezzo, due. Gente come Milgrom, come Bob Wilson, che erano a Stanford, sono stati interpellati direttamente per il disegno di queste aste. Ed è stato un piacere guardarli di persona. Assistevamo a seminari in cui si raccontavano le idee che avevano per il disegno di queste aste. Anche perché c'erano state esperienze precedenti, Nuova Zelanda e Australia, che qualche anno prima avevano fatto la stessa cosa ed erano state imbarazzanti, insomma. Per esempio... Lo spiega lei o spiego come io? Come vuoi, vai, parla un po' tu, così io bevo un sorso d'acqua. In Nuova Zelanda mi ricordo che anche lì c'era stato c'era un bidding però era un second prize auction, una Vickery, e c'è stato il bidding, e essendo second prize... La strategia dominante è un truthelling mechanism. Il punto è che uno aveva offerto 10 milioni, l'altro 100 e passa milioni, e l'hanno venduto a quello che aveva offerto 100 e passa milioni al second price. E quindi c'è stato uno scandalo gigantesco, perché le persone tendono a non capire questo meccanismo. Sì. Sì, questo è stato il problema. La gente sembrava aver perso 90 milioni, no? Uh-huh. Uh-huh. E invece in realtà non è così, perché molto probabilmente avrebbero puntato estremamente meno, e poteva benissimo andare anche sotto i 10 milioni, anche a 9, 8, guardando quanto era potente, cioè quali erano le forze di quell'impresa là, quanto si poteva permettere, via dicendo. E però nessuno ha guardato a questo, ed è quindi scoppiato lo scandalo. Ok, continui proprio. Ti dirò di più, la Nuova Zelanda credo che fece dopo l'Australia, in Australia furono i primi, che invece usavano la first price auction, cioè tu paghi quello che biddi. Allora, che era successo? Finisce l'asta, l'autorità che gestisce l'asta apre la busta più alta, c'è una bid di $80,000, per esempio, del signor X. Il signor X dice: ma io i soldi non ce l'ho, datemi una settimana che vedo un po' se li racimolo. Passa una settimana, il signor X quella bid viene squalificata, aprono la second highest bid, la seconda, $75,000, e di nuovo il signor X, che di nuovo dice: io i soldi non ce l'ho. Passa un'altra settimana, aprono la terza ed era di nuovo il signor X a 70. Il signor X aveva piazzato una ventina di bid a 5.000 di distanza, non là, un'intera grid di bids. Il paese si divertì per sei mesi. Per sei mesi, al primo giorno, oh, è lui di nuovo, guarda un po'. Io ho detto, è stata una cosa molto imbarazzante. Perciò la Nuova Zelanda ha detto: vabbè, noi facciamo la second price auction, non facciamo mica la persona. Però c'è stato poi quell'altro problema. Quindi, per tornare a noi, dopo tanto dibattere, ci fu consenso tra gli economisti che facevano consulenza per il governo di fare una cosa dinamica, perché in aste dinamiche i bid hanno il tempo di capire, di reagire, di rispondere, e questo evita un po' situazioni imbarazzanti. Quindi l'idea è di simultaneamente mettere all'asta 50 oggetti, che significa dividere il territorio degli Stati Uniti in 50 regioni e far biddare la gente su, non so, San Diego, Los Angeles, Chicago, New York, simultaneamente. C'erano 7-8 bidders, allora c'era MCI, AT&T, queste grosse imprese telefoniche. E il problema però era complicato, perché se io mi becco San Diego da solo, mi vale una certa cifra, ma San Diego e Los Angeles insieme ci sono sinergie, quindi sono disposto a pagare di più, no? Quindi c'è stato un problema iniziale di studio reciproco di questi bidder, dicevano: senti, io mi prendo Chicago, tu ti prendi la California, no? Le prime due o tre aste sono andate molto bene, il ricavo è stato, non so, $20 milioni, all'epoca una bella somma, tutti contenti, eccetera. Poi i bidders hanno cominciato a fare la seguente cosa: io segnalo che voglio Chicago, faccio una bid su Chicago, anche se non sai chi sono, perché le bid in teoria sono anonime, si capisce che è MCI che dice voglio Chicago, e sto zitto su New York. Se a te ti sta bene prenderti New York, la finiamo là. Tu ti prendi New York, al minimo io prendo Chicago, abbiamo finito. Allora io e Sandro abbiamo formalizzato questa idea nel paper, e è un equilibrio fare questa cosa. E l'idea è la seguente: se io apro su New York, ti segnalo che New York mi piace più di Chicago. Se tu allo stesso tempo, il primo giorno, apri su Chicago, mi segnali che a te Chicago piace di più di New York. E non ci mettiamo a farci la guerra, perché se io scateno la guerra e voglio anche New York, tu mi vieni a dar fastidio a Chicago e finiamo per pagare troppo su tutte e due.
e quindi la minaccia di questa guerra che si potrebbe scatenare genera l'equilibrio collusivo. Abbiamo fatto di più, e questo è perché questo paper è molto bello, ci piace molto, è: supponi che apriamo tutte e due su New York, allora vuol dire che a tutte e due piace New York più di Chicago. Questo non vuol dire però che facciamo la guerra e basta. Continuiamo su New York, vediamo a chi piace di più New York e lasciamo Chicago come premio di consolazione per il perdente. Così il perdente se ne va quando quello che sta pagando su New York, quindi il surplus che otterrebbe pagando su New York, è uguale al surplus se si brecca su Chicago se paga niente. Anche questo è un equilibrio collusivo. Abbiamo fatto vedere che questi equilibri sono i più collusivi in un certo senso per i bidders e quelli che danneggiano di più il seller. Quindi abbiamo fatto vedere che questo disegno, seppure tutto sommato ha evitato di far figuracce, è stato vulnerabile a questo tipo di collusione dei bidders. A lavorare con Sandro su questo paper è stata un'esperienza esaltante, perché è venuto, me l'ha fatto fare, poi alla fine, mi ricordo, è tornato in Italia e io dicevo: dai Sandro, un'altra settimana finisco questa cosa, dai Pino, mandiamo sto paper, no, un altro po', adesso finisco. Siamo stati a un certo punto, finalmente l'abbiamo mandato ed è tornato, ed è un caso molto raro nell'iter delle pubblicazioni accademiche che i referi siano entrambi entusiasti. Tipicamente dicono: sì, però ci devi far così, non siamo di questi. Questo poi ci hanno detto: bello, 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 pubblicate. Quindi è stata veramente una cosa fantastica. Ok. Prof, visto che stiamo toccando l'argomento, puoi spiegare un attimo come funziona la pubblicazione di un paper? Volentieri, volentieri. Cioè, una persona lo scrive, poi a chi lo invia cosa succede dopo? Adesso ti dico tutto. Allora, te la racconto un po' come se fosse un film di Tarantino, no? Comincio in mezzo e poi torno all'inizio, va bene? Io sono stato esposto ai paper belli di teoria quando ero studente in Bocconi, che un assistente illuminato, Piero Tedeschi, che adesso deve avere 70 anni e insegna in Bicocca, mi disse: vatti a leggere econometrica alla biblioteca, vai a vedere che scrivono. E mi ricordo che lessi sto paper di Crawford and Sobel su CheapTalk, che è un paper famoso, che ha aperto un'intera letteratura. Quando tu leggi un paper scritto veramente bene, ti fai l'impressione falsa e fuorviante che questo autore si è seduto un paio di settimane, ha scritto sta bellezza e l'ha pubblicata. È assolutamente falso. Che succede? Ti fai venire un'idea. E di solito si lavora con coautori, perché la professione non divide per il numero degli autori. Se hai un paper su una rivista top, conta interamente sia per te che per il coautore. Quindi ci sono forti incentivi a lavorare assieme. Okay? Ti fa venire un'idea, ne parli col coautore, il coautore ti risponde, dice: sì, però cominci, hai un'idea di più o meno dove vuoi andare a parare. Poi, mentre lavori, scopri che invece non hai capito niente, che è tutto l'altro. Insomma, alla fine, il paper finisce su un argomento molto diverso da quello che era inizio, con un titolo diverso, con risultati diversi, capito? È un po' una caccia nella foresta, che tu cerchi il cinghiale e trovi la lepre, ok? Alla fine lo scrivi, sto paper. Quando è quasi finito, lo presenti in giro, ti fa invitare a seminari, a conferenze, lo vai a presentare. E l'audience ti dà già un po' di feedback. Ti dicono: sì, però qua non si capisce, ma st'ipotesi è troppo forte, ma hai considerato questo caso, ma che succede? E incorpori tutti i suggerimenti nel paper, lo rendi sempre più meglio scritto. E poi tipicamente lo mandi a una rivista, c'è una certa gerarchia nelle riviste in economia, ci sono riviste A, riviste B, riviste C. Le A sono across fields, sono General Interest Journal, American Economic Review, Econometrica, eccetera, eccetera. E poi ci sono i Top Field Journal. Per esempio, in teoria c'è Theoretical Economics, JET, Games, e poi si scende, no? A livello C. Quindi la mandi a un giornale che forse è un po' ambizioso, ma ci provi. Questi se lo tengono 6 mesi. Okay? Poi ti arrivano 3 referee report, 2 o 3, con l'editore, con una caterva di lavoro, che ti dicono: sì, però... O ti dicono: guarda, non se ne parla neanche, perché questo paper ti mandano via. Allora tu abbassi la mira e vai a un giornale più sotto. Oppure ti danno uno spiraglio. E l'editore tipicamente dice: non posso promettere niente, fatemi tutte queste cose, e poi se ne parla. Tu lavori in altri 5-6 mesi, lo rimandi, ti torna indietro un'altra volta, se nel frattempo non si sono dimenticati, ogni tanto si perde, comunque. E ti dicono: sì, adesso qua ci siamo, però mi devi fare ancora questo, 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 e poi alla fine te lo prendono. Quindi, dal momento in cui ti viene l'idea, al momento in cui il paper appare pubblicato, passano 2 anni e mezzo, 3. Questo è il ciclo. Quindi, in un, diciamo, un faculty member che è attivo, la cui carriera sta andando bene, tipicamente tu hai 1 o 2 paper appena iniziati. 1 o 2 paper alla prima o alla seconda revisione e 1 o 2 paper
che stanno quasi per entrare o sono appena entrati, tipicamente. Questo se le cose vanno veramente bene. Questo è essere altamente più, c'è gente che riesce a fare di più. Però diciamo in media le persone normali che anche insegnano eccetera, un buon paper all'anno in media è segno di un buon ritmo, diciamo. Perché ogni paper, insomma, te la fanno sudare, ecco, non... E poi ci sono anche i referi cattivi che non fanno finta di non capire, non vogliono capire, sono ostili, ti dicono devi citare Pinco Pallo, allora capisci che il referì è Pinco Pallo perché vuole essere citato lui. Ci sono un po' queste, no? Queste cose sotto. Però diciamo che la skill più importante, questo l'ho capito dopo, che ci vuole per avere successo in accademia, non è tanto l'intelligenza, ma la stamina, la resistenza emotiva, che la gente ti dice no, no, e tu continui a bussare fino a quando entri, e poi di nuovo, e poi di nuovo, e poi, quindi è una lunghissima maratona in cui, no? Bisogna continuare. Prima ha toccato l'argomento del trade-off tra insegnare e fare ricerca, uh-huh. Ci può... Puoi elaborare un po' di più. Sì, sì, allora, again, ricerca è un po' come fare, sono andato a trovarla su Google stamattina, sta parola che in inglese dice spelunking, speleologia. Ricerca vuol dire vai dentro nella caverna, scopri l'anfrato, e certe volte sei solo, neanche il coautore capisce che cacchio stai combinando, perché vuoi andare a vedere se sotto certi casi riesci a dimostrare una cosa, no? La mattina ti svegli e dici sì, ce l'ho fatta, poi la sera dici no, c'è un errore, questo almeno quando fai teoria, no? Oppure se fai lavoro empirico, e su questo ne so molto poco, perché io non lavoro empirico, non l'ho mai fatto, però prendi sti dati, i dati non ti dicono quello che vuoi sentirti dire, allora cerchi di trovare un'altra storia da raccontare, c'hai sti dati nuovi, non sai come usarli, devi stare attento che correlazione non vuol dire causalità, devi trovare il natural response, lo strumento giusto, tutte queste menate, no? Quindi, diciamo, ricerca è vivi da solo e dici a tutto il resto del mondo, incluso la famiglia, lasciatemi in pace che devo pensare a questa cosa, per giorni e giorni e giorni. Invece insegnamento è spiegare, aprire, far vedere ogni passaggio, vedi da qua, l'hai capita sta cosa? Allora, torniamo indietro, hai visto che facciamo l'esercizietto, rinforziamo questa cosa, ti è chiara questa altra cosa? Quindi sono attività mentali abbastanza ortogonali, abbastanza separate, che richiedono una certa elasticità mentale nel saltare. Una cosa che è buona del posto dove io lavoro, che il nostro insegnamento a FIUQ è molto concentrato. Quindi io insegno normalmente 2 mesi all'anno. Per quei 2 mesi, da 2 settimane prima, entro nel mode teaching, parlo con gli altri colleghi che insegnano lo stesso corso, prepariamo le dispense, i problem set, lavoriamo, insegniamo, 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 insegniamo. E quando insegniamo, perdonatemi l'analogia un po' forzata, un po' spinta, diventi un maggiordomo. Un insegnante bravo è un maggiordomo che risponde subito all'email, risolve i problemi, ti conta, sono tanti, no? Vogliono chi vuole questo, chi vuole questo, stai sempre lì a tappare buchi, a smorzare fuochi, a tenerli tutti contenti fino a quando finisci. Quando finisci una settimana o due di transizione, ritorni alle cose che stavi facendo e ti immergi in questo mondo di ricerca in cui smetti di farti la barba, hai capito? Lavori di notte se ti va... E diventa un e lì è importante, perché è un po' come questo viaggio nel deserto dove il coautore aiuta molto, perché si è incordata, no? Ci si parla. Che vorrei dire un'altra cosa importante: i coautori sono fondamentali. Se con i coautori non c'è intesa, non va da nessuna parte la cosa. È importante che, capito, sia i coautori devono essere affamati tutte e due, desiderosi di fare la scalata con grinta, perché sennò la ricerca, insomma, è difficile. Per provare dei risultati nuovi, per dire delle cose che sono degne di pubblicazione nei top journals, bisogna farsi un bel mazzo, insomma. Bene. Interessantissimo. Allora, secondo me a questo punto potremmo passare un po' al... sembrerà strano, ma fare un passo indietro. Cioè, prima di pubblicare il paper, devi ovviamente avere il PhD. Qual è l'itinerario per prendere il PhD? Cosa bisogna fare? Quali sono i requisiti? Qual è la parte difficile, quella semplice? Benissimo, volentieri. Intanto vedo ogni tanto delle cose nel chat, no? William Gaetani mi dice, ma è pugliese il prof? La verità è che io sono cresciuto in Basilicata, però ho perso un po' la mia identità linguistica, quindi mi adatto un po', e quindi ogni tanto mi scappa questa versione pugliese, però se mi metti a Napoli per un giorno comincio a parlare napoletano, quindi sono un po' Zelig-like. Allora, il PhD. Ne ho visti molti passare, no? È una combinazione ovviamente di
assoluta concentrazione e focus, cioè prima condizione necessaria, la tua vita deve essere in ordine. Non devi avere problemi di famiglia, problemi di salute, perché ti si chiede di lavorare intensamente per lunghi periodi con concentrazione assoluta, no? Ci sono esami pesanti che non finiscono mai, homework da fare, summer paper, progetti, eccetera, eccetera. E l'aspetto difficile del PhD, anche diciamo condizioni normali, è maneggiare l'equilibrio emotivo. Tu, come PhD student, ti senti la maggior parte del tempo stupido, perché sei continuamente spinto, no, vedi che non capisci, no, vedi che è più complicato, ma questa cosa non la sai, allora vatti a vedere questa cosa. È una continua rincorsa, è un po' come l'atleta, no, che si sente sempre indietro, che non riuscirà mai ad arrivare al traguardo, quindi è una cosa lunga ed estenuante. Quindi è importante avere prima di tutto un ambiente intorno a sé emotivo, familiare, sano e solido. E poi un'altra cosa, purtroppo, è anche utile avere già delle armi, delle competenze prima ancora di cominciare il PhD. Ai miei tempi era la matematica. Più matematica sapevi prima di cominciare, meglio ti trovavi, perché l'ammontare di cose che ti si chiede di sapere alla fine del PhD per scrivere un paper che ti fa ottenere un lavoro in un buon posto e ti è pubblicato in un buon giornale, richiede una conoscenza di parecchie branche di matematica quando fai teoria, per esempio. Al giorno d'oggi la teoria ha perso un po' il ruolo, diciamo, di primato, adesso va molto computational, empirical and computational. Quindi se tu sei uno che al liceo già programmava in C++, MATLAB è un giocattolino per te, ti metti, hai già una marcia in più rispetto a chi invece, io ricordo che 7-8 anni fa ho visto per la prima volta in MATLAB x uguale x più 1, ho detto ma questa è un errore matematico, cosa vuol dire x uguale x più 1? L'uguale è un assignment operator in MATLAB, non è un'uguaglianza matematica, no? Quindi, diciamo, saper parlare con un computer aiuta moltissimo. Quindi chi vuole far bene un PhD in economia dovrebbe arrivare già avendo studiato, avendo capito, avendo fatto proprie certe skills che poi servono. No, io vado ancora più indietro ed entriamo in Memento, ormai siamo passati da Tarantino a Nolan, sto andando proprio a ritroso. Prima ancora di entrare nel PhD, perché allora lei, sono fortunato di averla perché comunque è un economista, si occupa molto di teoria e insegna anche negli MBA. E quindi volevo chiedere, sia per chi vuole fare il PhD, quindi un candidate per il PhD, e per chi vuole fare l'MBA, quali sono degli elementi che lei nota e che le fa dire, cioè che stand out e che le fanno dire ok, voglio che questa persona venga nel dipartimento, sarebbe un ottimo valore aggiunto. Uno per l'MBA e l'altro per il PhD. Cominciamo prima dal PhD. PhD, voglio vedere la fame, la grinta, l'ossessione. Capito? Cioè, ti racconto, spesso mi succede, qualcuno dice, vorrei fare un PhD. Cominci a parlare, questi si immaginano che un PhD vuol dire che tu la domenica ti leggi un mezzo libro, scrivi un essay, questi non hanno capito niente. No. Ci vuole proprio l'ossessione, la fame. Cioè, io ho visto, per esempio, allora, un'altra piccola parentesi. A Duke c'è un master che serve a studenti internazionali, tipicamente dalla Cina, dall'India, che non sono pronti per il PhD, ma vogliono fare il PhD, e vengono a passare 2 anni a prendere praticamente dei corsi a livello di PhD per poi far domanda ai PhD veri. E questi tipicamente li incontro e vengono a chiedermi se mi possono aiutare come research assistant. E questo è un perfetto test. C'è quello che gli dà una roba, gli dice sì, aspetta che però la settimana prossima sono in vacanza, viene mio zio, arrivederci. C'è quello che invece il giorno dopo torna e dice professor, l'ho fatto, va bene così? Se no, cosa posso fare? E tu gli dici, capito? Voglio vedere la fame, voglio vedere la grinta, voglio vedere l'ossessione, la voglia di capire, di fare, di impadronirsi, le cose gliele dici mezza volta, hanno capito, te la fanno bene, da soli fanno un'altra roba in più. Questi sono i migliori, quelli che hanno più potenziale. Insomma, fare un PhD è come diventare monaco per qualche anno. Cioè, tu sposi... Quindi è proprio una maratona, servono gambe di ferro. Esatto, cioè ti devi... Io ricordo anche personalmente che quando ero a Stanford come PhD student, avevo la fortuna di essere già sposato e mia moglie
curava tutto il resto della vita che non era studiare, capito? Io facevo la spesa, facevo trovare pronto, la sera mi ricordo, avevamo un appartamentino di due stanze, un cucinino e la stanza letto, c'era la scrivania in un angolo, la sera lei si addormentava nel letto nell'angolo opposto, io ero sulla scrivania, guardavo l'orologio, c'era mezzanotte, scrivevo integrale tra A e B di X, F di X, poi guardavo di nuovo le 2:30 e ancora ero lì che facevo l'homework, no? Questo è, ci vuole un po' quel tipo di grinta, di ossessione. Prima di tutto, e poi l'altra cosa importante, la maturità emotiva, la capacità di assorbire gli shock negativi, perché ti senti, come ho detto, sempre un po' inferiore, sempre un po' in ritardo, sempre un po' incapace, sempre un po' che non ce la fai. Poi c'è magari il collega che è stressato che dice la cattiveria e tu quello che ti ha fatto una figuraccia. È importantissimo mantenersi puliti emotivamente e riuscire a dire ok, non importa, non importa, qua bisogna andare avanti, bisogna lavorare, quindi ci deve essere qualcosa che il processo stesso ti dà, che ti autosostiene, cioè ti deve veramente piacere capire il teorema, ti innamori, nel mio caso quando capivamo questi paper fondamentali, quando ho capito per la prima volta reputation, signaling, lemons, l'envelope theorem di Meyerson, ancora me lo ricordo, correva l'anno 1992 ed era nel soggiorno di mia suocera a Matera che ho capito il teorema di Meyerson. Ci sono questi momenti in cui questa è la roba che ti dà un certo piacere intellettuale che ti diventi addicted ed è quello che cerchi. In un certo senso la vita diventa molto semplice perché non hai altro a cui pensare, ti alzi la mattina e lì anche l'ambiente conta. Stanford è un posto fantastico perché il clima è sempre perfetto, le risorse ci sono, ti danno l'ufficetto, ti lasciano tranquilli, magari in altri dipartimenti ti fanno anche lavorare a fare grading, no? a correggere i compiti, a fare altre cose, insomma una combinazione dell'ambiente che deve essere conducive, ma dentro di te ci deve essere convinzione assoluta che tu persegui sempre solo questo. Una delle cose ironiche, vai a spiegare a tuo zio, a tuo cognato che stai facendo, boh. Ma tu che fai? Io non... Ci vuole... io forse vorrei farlo un PhD, ancora non so come spiegarlo a mia mamma. Beh, ci vuole una già alla fine gli devi dire fidati, alla fine gli devi dire fidati. No, con persone per bene hanno pazienza. Esatto. Poi, l'importante è che tu sia felice. Per qualche anno veramente no. Io ricordo anche mio padre che diceva, sì, ma poi che fai? Poi, no? E poi mi ricordo alla fine, quando ho trovato il primo lavoro a New York, allora si è un po' calmato e ha cominciato a dire, no? Eppure okay. Diceva, ma poi... Quando per i PhD, questo segnatevelo tutti voi che volete fare il PhD. Invece per gli MBA invece cos'è? Allora, l'MBA è completamente diverso. Gli MBA è una cosa, diciamo, il commitment è sempre intenso, però prima di tutto è solo 2 anni, è un tipo di sforzo diverso. Il tipico MBA che ha successo è gente che o sta facendo già una bella carriera nel proprio settore e magari, come dicevamo prima, c'ha un deal con la propria impresa che gli paga l'MBA per uno scatto di carriera, oppure gente che vuole cambiare settore, gente che ha fatto finanza, si è scocciata perché in finanza la cultura è molto macho, no? È molto bully, è molto in your face, no? E vogliono passare a fare marketing o a fare consulenza, no? E allora lì, diciamo, l'impegno accademico è molto minore. Non è che stai lì e ti spacchi la testa per cercare di capire. Invece lì, capito, c'hai il colloquio di lavoro alle 7 la sera, giacca e cravatta, col cocktailino, con quello di McKinsey che ti dice, allora, questi vogliono vedere if you are client ready, no? Se sei in grado, se sei maturo, se... E quindi è un altro tipo di... Però anche lì, diciamo, quando tu decidi di ammettere una persona, l'errore più grosso che puoi fare è ammettere una persona che poi alla fine si spacca, si rompe, non ce la fa per qualche motivo che non hai visto. E questi sono episodi molto costosi, gente che dopo 2 mesi dice, guarda, io non ce la faccio più, me ne voglio andare. Questo è l'errore che si cerca di non fare quando decidi chi prendere, ecco. Molto chiaro. Bene. Nazza voleva fare un'altra domanda. Ah, io avevo una curiosità. Allora, in Italia... Scusa, ho appena letto la cosa di Vitantono. Economicamente è stato duro nei primi tempi. Sono stato fortunato perché Stanford ti dava un salarietto, e credo te lo dà tuttora, che ai miei tempi erano tipo $16,000 l'anno. Ti danno la casetta dove il fitto non lo paghi, che è una casetta piccolina ma molto comoda nel campus, e ti danno abbastanza per mangiare e basta. E ricordo che nel mezzo del mio primo anno, quando è nata la mia prima figlia,
è venuto mio padre e mi ha comprato la macchinetta. $7,000 mi ha comprato una Toyotina. E questo è il tipo di vita, è una vita molto monastica. Però se lo fa, diciamo, se sei concentrato non ti pesa più di tanto, dipende un po' da dove sei. Diciamo che i salarietti che si danno ai PhD, se sei a New York City ovviamente lo sanno che il fitto costa via di Dio, quindi devi adattare, però diciamo si sopravvive, ecco, non puoi spendere niente, non puoi risparmiare niente, sopravvivi sperando di trovare un lavoro. Ma lei ha detto che a lei hanno dato la casetta, comunque una stanza, sì, qualcosa. Sì, sì, perché Stanford... così, o... No, no, dipende dai posti. Stanford è un campus ricco, con un sacco di terra, e c'è un intero villaggio che si chiama Escondido Village, dove ci sono tutti i grad student, per gente già con famiglia, già con figli. Però questa è l'eccezione. Qua invece, dove sono io, a Durham, abbiamo la fortuna che in North Carolina le case sono basse, i fitti sono bassi. Quindi senza spendere tantissimo ti trovi un appartamento in 3 roommate e si convive. Ed è tutto molto comodo, insomma. La North Carolina è un posto, diciamo... Mi ritengo fortunato perché il rapporto tra la qualità delle istituzioni accademiche, non solo c'è Duke, c'è UNC a 10 km, c'è NC State che sono università decenti, c'è un'atmosfera abbastanza interessante, popolazione eterogenea, eppure siccome c'è un sacco di terra, l'offerta degli appartamenti è, per parlare di economia, è piatta, no? Cioè quando la domanda tira, l'offerta risponde costruendo di più, togliendo un po' di alberi e creando un nuovo rione. E quindi, diciamo, i prezzi si sono mantenuti bassi e si vive in maniera abbastanza comoda. Se vai a Columbia, se vai a New York, se vai a Boston, la storia è diversa. E lì ne so molto meno. Sì, è letteralmente, ne abbiamo parlato una live passata, che secondo me uno dei problemi in Italia è che non si danno abbastanza permessi a costruire, che è uno dei motivi per cui le stanze in affitto per gli studenti sono... tantissime. Quando sì, la domanda è troppo alta... Sì, sì. Io avevo una curiosità. Allora, tipicamente in Italia quando vengono invitati gli economisti in televisione, quando si pensa all'economista, si pensa subito all'economista che parla del debito pubblico, della moneta, degli effetti della crisi o dello sviluppo economico, eccetera, eccetera. E invece non si parla mai dell'economista micro, quindi quello che si occupa di quello che fa lei sostanzialmente, cioè teoria delle aste, teoria dei giochi e tante altre cose. Alla fine microeconomia è pienissimo di argomenti. Io adesso sto facendo il riduttivo, ovviamente. Mm-hmm. Come mai questa cosa? Cioè, perché in Italia l'economista sembra solo il macroeconomista? Allora, fammi usare un paragone. È come dire, quando un medico viene invitato in televisione gli si chiede del cuore, eccetera, ma non gli si chiede del ginocchio. No, c'è l'ortopedico e c'è il cardiologo. Quello che facciamo noi è un po' più fondamentale, è un po' più, diciamo, teorico, ha meno rilevanza immediata, ecco. Però sono problemi più circoscritti, più precisi, che richiedono un'analisi più focalizzata. La teoria delle aste è uno dei campi più sviluppati della teoria dei giochi, perché quando... Allora, la teoria dei giochi da dove viene? È cominciata con i giochi a somma zero durante la Guerra Fredda, dove gli americani cercavano di prevedere la posizione dei sottomarini russi sotto la calotta polare artica, no? E allora von Neumann ha scritto questo teorema fondamentale in cui ha fatto vedere che l'equilibrio di un gioco a somma zero è altro non è che il teorema del minimax, dove le variabili sono interpretate in maniera diversa. Poi è venuto fuori John Nash, che ha creato il concetto di Nash Equilibrium, e la teoria è rimasta, diciamo, semisonnolenta fino agli anni 80, e poi è entrata in economia e è esplosa, dove sono venuti fuori repeated games, sono venuti fuori signaling, reputation e tutte queste belle cose qua. Però quando fai teoria di giochi, cosa fai? La teoria di giochi è un linguaggio che ti dice: voglio capire questa situazione strategica. Primo, assumo che i giocatori siano super intelligenti, gli economisti non sono capaci di parlare di errori, stupidità, rabbia, emozioni. Queste cose i psicologi sono molto migliori di noi. Gli economisti non sono mai soddisfatti. Dice: ho fatto questa cosa perché sono stato un cretino. È una spiegazione stupida. Vogliamo una spiegazione, invece no, ho fatto questa cosa perché mi è convenuto. Vedi, io da furbo ho trovato questa strada che anche se a te non sembra stupida, io invece ti faccio vedere che ho fatto meglio. Quindi gli economisti sono bravi a fare questo tipo di discorsi. Allora, quando tu applichi la teoria dei giochi, per esempio, a una particolare industria, devi fare delle ipotesi eroiche.
cioè devi assumere per esempio il modello di Cournot, che la gente la sera prima del giorno in cui si vende la roba produce una quantità che scelgono indipendentemente e simultaneamente, il giorno dopo vanno tutti al mercato, portano questa quantità e il totale della quantità determina il prezzo, perché c'è una domanda dove tu metti la quantità totale e salta fuori il prezzo. Sono ipotesi che vengono perdonate perché alla fine empiricamente il modello di Cournot è stato molto utile, c'è un sacco di lavoro legale su antitrust, collusione eccetera, che si basa sul modello di Cournot, ok? Mentre nella teoria delle aste le regole del gioco sono proprio le regole delle aste che la gente usa. Quindi uno dei successi della teoria dei giochi è spiegare perché l'English Auction, che è così popolare, è ottima. Myerson è famoso perché ti ha fatto vedere che sotto certe condizioni abbastanza plausibili l'asta inglese, che tra l'altro si usa da 2 millenni, tu ti potevi comprare una moglie in Babilonia con un meccanismo d'asta che è molto simile a quello che si usa oggi quando Christie e Sotheby vendono i quadri all'asta. Okay? Quindi la teoria delle aste è bella perché soddisfa, perché tu dici, capisco la teoria dei giochi, capisco i concetti di equilibrio e posso spiegarti perché certe aste sono usate più di altre. Fino a un certo punto però, perché anche la teoria delle aste, la parte facile, diciamo, la salita lieve è stata percorsa in fretta e adesso si è arrivati a un muro. Per esempio, quando si parla di aste di tanti oggetti, o tipo, per esempio, quando tu come auctioneer hai paura di collusione, non sappiamo che dire. Non ti sappiamo dire cosa fare se siamo sicuri che la gente collude. Ci abbiamo più o meno delle cose vaghe da dire, no? Oppure asta simmetrica, oppure nell'asta di primo prezzo l'equilibrio dipende dal fatto che c'è un po' di common knowledge sul processo che genera il belief di tutti i bidders. Ci sono delle cose ancora molto insoddisfacenti nella teoria delle aste. Però la teoria delle aste, diciamo, è piacevole, attira per questo. E anche perché, francamente, la gente che fa teoria gli piace lo strumento, gli piace la matematica che c'è dietro. Ci piace giocare con gli strumenti, ma il linguaggio stesso che esprime una certa eleganza nel modello che rende certe idee molto più pure, precise e pulite. Questa è la differenza, ecco. Chiaramente i problemi di economia importanti sono quelli macro. Sviluppo, debito, pensioni, questi sono problemi enormi, però dal mio punto di vista la teoria è più indietro ancora che in micro, perché devono fare ipotesi ancora più eroiche per riuscire a dire qualcosa di sensato. E quindi per quello che ne sento, perché io non sono un macroeconomista, ma parlando con i colleghi, il campo macro è abbastanza balcanizzato in gruppi che quasi litigano, non parlano l'uni con gli altri, si insultano perché partono da presupposti molto diversi che sono difficili da verificare. Quindi è difficile arrivare a risolvere la questione di è così e basta. No, non è così perché allora... No? Quindi questo è un po' il... E adesso sta arrivando il fatto che con questa enorme quantità di dati Artificial Intelligence sta prendendo piede e la gente si mette a fare, no, le vecchie regressioni, il vecchio approccio comincia ad apparire un po', diciamo, vecchio, stanco, e ci sono questi cose di computational stuff e di Artificial Intelligence che sembrano promettenti. Però come al solito la gente si eccita, il 90% non sa di che cosa si tratta e sono tutti lì che cercano di capire e quindi... Ok, siccome è super interessante. Io ce l'avrei un po' come provocazione, nel senso che a me sembra a volte che un po' sia il fatto di avere un po' una ribalta mediatica, cioè nel senso il microeconomista per i temi che tratta ha meno risalto mediatico e quindi da una parte viene cercato meno, quindi si scoprono meno, cioè i nomi vengono meno alla ribalta. Dall'altra parte magari una parte di persone vuole puntare a fare qualcosa di più grosso secondo dal suo punto di vista, magari ingenuo, non lo so, iniziale, e quindi puntano molti di più a fare le cose della macroeconomia rispetto alla micro. Vero, può essere. Vero, però in un mondo ideale, per esempio, sarebbe stato molto bello se io e Sandro avessimo potuto dire qualcosa nel disegno delle aste che il governo usa per comprare servizi di asfalto, per esempio. E c'è ancora un bel gap tra gli economisti pratici che si sbattono per cercare la gig di consulenza, che si avvicinano ai politici, e quelli come noi che stanno in ufficio e scrivono paper fondamentali. È un po' come fisica teorica rispetto a ingegneria. C'è un po' un continuo, no?
Noi facciamo quello che facciamo perché ci piace proprio lavorare con questi strumenti matematici, ci dà soddisfazione intellettuale e insegniamo. Invece c'è chi vuole... Ma io volevo chiedere questo, però secondo lei, lei dice siamo un po' uno stallo, cioè siamo arrivati a una convergenza e non si riesce più ad andare avanti. Secondo lei il breakthrough che serve potrà più essere artificial intelligence computing o proprio un breakthrough in matematica? Cioè nella matematica e poi abbiamo nuovi strumenti da utilizzare. No, prima di tutto io non penso che siamo a uno stallo, nel senso che il progresso è sempre così, è sempre vischioso, è sempre non lineare, è sempre a un certo punto gira a sinistra e chissà perché, no? C'è un continuo perché è difficile riuscire a fare bene tutto, è difficile riuscire a scrivere il paper per econometrica e nello stesso tempo a fare consulting per il governo di qualche cosa. Quei pochi che ci hanno provato alla fine scelgono. Per esempio Amazon adesso sta assumendo gente in accademia, gente empirica, se li prende questi non tornano più, smettono di pubblicare, si mettono a fare soldi e risolvono problemi molto applicati, molto pratici di ottimizzazione. Pensa ad Amazon che deve creare una piattaforma in cui deve coordinare centinaia di venditori e migliaia di compratori in maniera efficiente per essere sicuro che il mercato funzioni, no? Sono problemi di ottimizzazione enormi che richiedono un sacco di lavoro e la gente si specializza e dedica anni a questa cosa e perde di vista, insomma. Quindi alla fine lo spettro di cose che bisogna capire e controllare per riuscire a contribuire è così ampio che uno si specializza e si crea questo continuo in cui in un mondo ideale il teorico parla all'applicato, l'applicato parla al consulente, il consulente parla al decision maker e le cose più o meno si fanno. Adesso qua uno dipende un po', se sei ottimista dici che overall alla fine... Ti posso fare un esempio, per esempio, sto lavorando su un paper dove il problema è tu compri all'asta, però la qualità di quello che compri non è verificabile. Non puoi andare in corte, denunciare chi ti ha venduto una schifezza perché il giudice non capisce. Quindi quando hai comprato, hai comprato. Allora c'hai quello che, per esempio, l'asfalto su un'autostrada, quello che ti mette l'asfalto buono e quello che ti mette l'asfalto che si spacca due mesi dopo, però non ci puoi fare niente. Qual è il meccanismo d'asta ottimo quando hai la possibilità di comprare, come si dice in inglese, dei limoni? Questa è una domanda aperta, che noi stiamo risolvendo usando l'apparato di ottimizzazione. C'è un problema di ottimizzazione lineare, l'abbiamo esplorato numericamente, siamo riusciti a scrivere dei teoremi, dei risultati che sotto certe condizioni l'asta ottima è un'asta che tra l'altro è anche abbastanza semplice da descrivere e siamo molto fieri di questa cosa e stiamo cercando di finire sto paper, lo manderemo. Però io sono molto incuriosito, non so se ne va di spiegarla quest'asta o se è ancora troppo bello. Un po' e un po', no? Però diciamo l'idea è che... Allora, ti dico invece, fammi rispondere a una domanda leggermente diversa. Negli anni 60 si andava per il prezzo più basso, perché si diceva che problema c'è, qua bisogna risparmiare, sono il governo, il prezzo più basso. E arrivavano delle fregature tremende. E la gente cominciava a dire, ma insomma, qua... Allora, due ingegneri hanno scritto un paper sul giornale delle costruzioni dei materiali, un giornale di ingegneria, in cui hanno proposto un meccanismo d'asta abbastanza ingenuo. Che dice... Toglievano quello più basso. No. Dicevano, tagliamo le ali, ci prendiamo l'intero spettro delle bid, le tre bit più basse, per esempio, le tre più alte le buttiamo via e poi tra quelle che rimangono vince chi si avvicina il più alla media. Allora, uno se non ci pensa un attimo dice, vabbè, la media serve a scoraggiare questo behavior folle che dice se mi bidi troppo basso vuol dire che stai vendendo schifezze, allora non ti voglio parlare. Però questo meccanismo è vulnerabile a collusione. La gente si mette d'accordo prima, e infatti c'è stato lavoro empirico, Francesco De Carolis, in Bocconi, ha scritto dei paper empirici, anche teorici, in cui ha fatto vedere che ci sono molti equilibri collusivi e alla fine la performance di queste nuove aste che si chiamano ABA, Average Bid Auctions, è pessima. Quindi la domanda rimane aperta. Qual è il meccanismo ottimo? E l'intuizione del meccanismo che noi stiamo proponendo è che ci deve essere un prezzo minimo al di sotto del quale tu non vai. E quindi se due o più persone ti biddano sotto quel prezzo minimo, ne prendi uno a caso. E scoraggi il fatto che se vai troppo sotto, capito, vinci di sicuro. Perché no, non è più
diciamo incoraggiato l'aggressive behavior, e più hai paura di prendere fregatura, più alzi questo pavimento. Quindi c'è un caso limite in cui, se sei veramente preoccupato di prendere fregature, ne prendi uno a caso e gli dici vabbè, fammela tu e basta. Se sei risk neutral, that's the best you can do. Oppure addirittura cancelli l'asta. Perché siamo... Ma loro non sanno qual è il prezzo. No, tu lo annunci prima. No? Tu lo annunci prima. Ma tutti quanti bidano sopra. No, ma se, va sotto. No, ma se bidi sopra perdi, no? Quindi se per esempio io dico... Ok, quindi se io dico... Questo è incentive compatible, eh? Questo è... Cioè, quindi, per esempio, se i costi possono essere tra 0 e 1, facciamo un esempio numerico banale, e il prezzo minimo è 0,3, se uno bidda 0,5, un altro bidda 0,4, e poi ce ne sono 4 che biddano al di sotto, non importa, sotto, tu tra quei 4 ne peschi uno e gli dai lui. Okay, che non avevo capito, pensavo prendessi a caso tra quelli che rimanevano fuori. Infatti nessuno fa 0,31 e non va sotto. Se vai sotto la soglia, ti qualifichi, diciamo, in una categoria di potenziali vincenti dove vieni preso con probabilità uniforme, no? Per esempio, come siamo arrivati a dimostrare questa cosa? Abbiamo esplorato il problema numericamente, abbiamo capito la struttura del problema e adesso abbiamo una dimostrazione algebrica che fa vedere quali sono le condizioni di cui hai bisogno per dimostrare l'ottimalità di questa cosa. Capito? Per esempio. Oppure un altro problema su cui sto lavorando è: se hai un budget e non puoi spendere più del tuo budget, sotto quali condizioni compri metà da uno e metà dall'altro e invece compri tutto da uno e tutto dall'altro? Caratterizziamo l'asso ottimale. Facciamo vedere che all'inizio cerchi di comprare tutto da uno, abbassi il prezzo, se c'hai ancora due persone dentro, dici sai che c'è, adesso divido e basta. E può darsi anche che uno dice no, ma io voglio andare ancora sotto perché ti voglio vendere tutto io. In quel mondo in cui la qualità non è un problema, ma il budget è un problema, l'asta cambia, per esempio. Quindi io passo, diciamo, la maggior parte della mia vita professionale a pensare a queste cose, quando non insegno. Avrei un'altra domanda, non voglio insistere, non voglio sembrare uno di quelli là di Chicago che aggredisce, ma facciamo come hai detto, perché rischi di beccarti un limone. Il limone è una reference per quelli del canale ad Akerlof, quindi la fregatura, sta per fregatura. E quindi lei ha detto, ho paura che uno vada troppo sotto e mi dia la fregatura, no? E quindi cosa succede? Cioè, quelli che scendono sotto al 0,3, ne prendo uno di questi tre a caso, facciamo conto siano in tre, ne prendo, però rimani con 33,3 periodi per cento di prendere comunque. Ma il potere del teorema è that's the best you can do, you cannot do better. Sì, okay. Ok. E quindi infatti se sei veramente spaventato, la cancelli l'asta. Perché se la gente vuol far soldi, loro ottimizzano per i fatti loro, tu il limone te lo prendi. Quindi se sei veramente se non ci sono abbastanza gains from trade, se la willingness to pay non è abbastanza, cioè non c'è abbastanza spazio tra willingness to pay e costo, dici basta, andiamo a casa. Come in Akerlof, il mercato fallisce, il mercato shuts down. Capisci? Quindi se vuoi abbiamo generalizzato l'idea di Akerlof in aste. C'è un po' questo, no? E tra l'altro la dimostrazione usa una tecnica che si chiama ironing, che Myerson aveva scritto nel paper seminale col quale ha vinto il Nobel Prize, quasi come un afterthought, una sezione oscura alla fine che non legge mai nessuno perché non si capisce niente, su un caso esoterico, perché nel suo caso la maggior parte delle distribuzioni sono regolari, quando la sezione è regolare non hai bisogno di fare ironing, mentre quando ci sono limoni, ironing diventa centrale. Quindi in un certo senso è divertente dire la roba che Myerson, probabilmente un referì gliel'ha chiesto, dice ma che succede in questo caso? La Myerson si è messo 2 mesi, ha risolto sto sotto caso e ha aggiunto la sezione 6 del paper. Adesso quei metodi sono fondamentali nel risolvere questo problema qua con limone, per esempio. Quindi, io vorrei invece prendere 2 domande dalla chat di Enrico Aprile. La prima dice, domanda al prof, ma come mai lei ha scelto il filone della microeconomia? E la seconda domanda è, una curiosità che penso che abbiano in tanti, ma nella microeconomia esistono le scuole di pensiero, come in macro esistono la keynesiana, l'austriaca, quella di Chicago, eccetera, eccetera? Ottime domande, fantastico. Allora, micro verso macro, no? Verso è una tradizione bastarda di versus all'inglese, no? dipende dal carisma dei docenti.
A me le aste le ha fatte scoprire questo assistente in Bocconi ai tempi, che si chiamava Piero Tedeschi, che adesso è ordinario non so dove a Milano. E mi sono sempre piaciute, e quando poi ho scoperto con Meyerson che il tutto era altro non era che ottimizzazione lineare, mi sono innamorato, diciamo, della matematica che c'è dietro. Mentre in macro ho avuto uno shock negativo. Torniamo all'episodio di Sargent che volevo raccontare. Sargent è una persona umana splendida, e nei rapporti interpersonali si fa perdonare, molto simpatico e molto umile, perché è molto intelligente, perché è un grandissimo economista, no? Nobel Prize, famoso e tutto. Però quando veniva a insegnare macro 1, quindi tu immagina, io con pochissima conoscenza di macro vado a fare il primo corso di macro nel primo anno di PhD e vado a lezione da Sargent. Non si capiva niente, al punto che scriveva delle robe sulla lavagna, spiegando, balbettando a se stesso, dicendo, oh sì, adesso qua vi devo spiegare programmazione dinamica. Allora, com'è? Vediamo un po'. C'è una scatola, no? C'entra X da un lato, poi X più 1 esce dall'altro lato. E mentre spiegava, a un certo punto, tira su una lavagna. Il vecchio sistema, c'erano le lavagne che scorrevano, no? La lavagna di sotto c'era quello che aveva lasciato l'istruttore della sessione di prima, che doveva essere una classe in linguaggio cinese. Sono venuti fuori una serie di caratteri cinesi. Si sono messi a ridere tutti, perché era la stessa cosa. Le robe di Sargent, i caratteri cinesi, la stessissima cosa. E ricordo questo episodio che proprio eravamo, ci ha dato un midterm, il punteggio minimo era 0, il punteggio massimo era 100. Arriva il giorno dopo e dice, ok, il midterm non è andato molto bene, però fatemi dire, se avete preso 12 è un buon voto, hai capito? Quindi una cosa proprio brutale. Fatemi chiudere questa storia con 15 anni dopo, Sargent viene a Duke a fare un seminario. Siamo a tavola, ci siamo 7 persone, c'è un momento di silenzio. Io lo guardo e gli dico, ve lo dico in italiano, lei probabilmente non si ricorda, ma lei mi ha insegnato macro. Lui mi guarda e mi fa, I am so sorry. Questa è stata l'esperienza con Sally. Quindi questi sono così bravi nella ricerca, così successful, che non c'hanno voglia, non c'hanno tempo, e più diventi anziano e più diventa difficile imparare ad insegnare, perché è una skill che si impara. Quindi in un certo senso, se hai o macro ti doveva piacere da prima, quindi nonostante non capisci niente in classe, poi ci vai a parlare, gli chiedi di seguirti sulla tesi, e ho molti amici, gente che conosco, che hanno fatto questo, che amano Sargent, perché da advisor uno a uno è stato fantastico. Però come istruttore all'inizio, se uno dice fammi un po' a vedere se capisco qualcosa di macro, voglio vedere se mi piace, ti perdi già, perché again, il percorso da coprire per andare da, leggo che Tedeschi è in cattolica, sì, credevo di saperlo, me l'ho dimenticato. Per andare da zero a scrivere un paper pubblicabile in una buona rivista, c'è un percorso enorme da percorrere, che ti richiede una certa, focus esclusivo, e anche buona compagnia nel frattempo. Se all'inizio ti vengono dati dei segnali negativi, quando si capisce niente, è complicato, cambi strada. Questa è un po' la scelta. Questa era la prima domanda. La seconda, ricordamela per favore. La seconda era se in microeconomia ci sono scuole di pensiero diverse. Molto meno. Aspetti, prof, uno, questo risponde tra un attimo. Se lo ricorda qual è il programma di macro con Sargent? Che vuol dire? Curiosità. O comunque che vuol dire? Era macro 1. Cosa era facevate? Macro 1. Quindi lui spiegava Questi modelli con l'agente rappresentativo, dove c'è un agente che sono tutti uguali, che quindi basta guardare il problema di uno o il problema di tutti, che over time decidono quanto consumare e quanto risparmiare, investono, le imprese vengono modellate come alberi che ti danno i famosi Lucas Tree, che ti danno frutti, e allora devi risolvere questo problema dinamico intertemporale per massimizzare your lifetime utility, scegliendo in ogni periodo. Questi sono problemi che raramente si risolvono in forma chiusa. Ma quindi c'è, se non capisco male, simile al Ramsey Model, no? Oppure vi dava proprio, cioè ve lo faceva proprio dall'inizio? Poi cambiava ogni giorno, capisci? Perché non si preparava, quindi, capito? Quando era ora di insegnare, si alzava, veniva lì, diceva, allora dove siamo? Ah, fammi dire questa cosa oggi. E mi ricordo a un certo punto che fu proprio confrontato. Io c'avevo un compagno di classe che era molto arrabbiato per questa cosa, una cosa che me la ricordo quasi con paura. Questo compagno di classe che era a fianco a me, a un certo punto alza la mano e dice, io vorrei fare un'osservazione, secondo me lei non fa capire niente a nessuno e sta buttando via un sacco di tempo per tutti noi qua dentro.
Sergio rimane terrificato, lo guarda e dice, ok, dai, vieni tu a fare, a insegnare. E il mio amico fa, no, c'è un silenzio di gelo. E Sergio fa, perché? E lui fa, perché non voglio. Silenzio di gelo, pazzesco. Quindi mi ricordo poi un'altra volta, alla fine diceva Sergio, vabbè, volete che vi rispondano? Ditemi un po'. Allora la gente faceva, sì, ma perché non si fanno agenti eterogenei? Siamo mica tutti uguali. Perché è difficile, perché quel giapponese c'ha un paper in cui la fa... Quindi hai l'impressione di una cosa difficile in cui non c'è intuizione, mentre in micro tu cominci già a capire, capisci la game theory, ti senti già di avere degli appigli sull'argomento, presentata in questa maniera macro diventa difficile e la abbandoni, questo è l'itinerario. Ok, allora, scuole di pensiero in micro, molto meno, nel senso che la micro tradizionale c'è molto più consenso, no? Se uno accetta l'ipotesi di razionalità, che è un'ipotesi eroica anche questa, la game theory ha preso, diciamo, il piede, e quando io sono cresciuto micro era micro e non c'era dubbio. Poi è venuto fuori behavioral, e con behavioral c'è un po' di Matthew Rabin, no? Catturare cose come, per esempio, time inconsistency, l'idea che le donne incinta 2 settimane prima di partorire ti dicono assolutamente non voglio nessuna medicina perché il mio parto deve essere assolutamente naturale, non rischio niente, e poi 2 ore prima l'epidurale, datemele adesso che non ce la faccio più, no, questa time inconsistency, allora sti modelli in cui c'è un po' di bounded rationality, che rimane una delle domande aperte più elusive, più difficili. Sono 50 anni che la gente parla di bounded rationality, gli uomini non sanno fare tutti i conti che servono. Guardiamo gli scacchi, per esempio, torniamo agli scacchi. Gli scacchi, dal punto di vista della teoria dei giochi, sono un gioco banale. È un gioco a informazione perfetta a orizzonte finito. Che problema c'è? Backward induction, vai alla fine e fai tutto, hai finito. Cioè, banale. E invece c'è gente chi non lo sapesse, sono 10 alla 120esima possibilità. Poi qualcuno le scarti, ma... Quant'è il numero di atomi nell'universo? 10 all'80esima, se non sbaglio. Appunto. Quindi vedi. Horse, buona fortuna, quindi la teoria dei giochi ha molto poco da dire sugli scacchi, ed è affascinante il fatto che invece se parli con i grandmaster, questi stimano la value function. Questi ti dicono che se perdi un cavallo, hai perso 3 punti. Che vuol dire 3 punti? Capito? Perché perdere un cavallo è come perdere, che ne so, 2 alfieri, più o meno. 2 torri sono un po' meglio di avere una regina, queste cose qua, no? E quindi ci sono adesso queste persone che cercano di trattare, sto leggendo qua Francesco Giovannoni, ciao Francesco, che mi dice David Krebs è l'anti-sergeant, sì, David Krebs è l'anti-sergeant. David Krebs, un altro piccolo aneddoto, assolutamente terrifying, no? Molto intimidating. Quando parlavi con David Krebs, io non ho mai avuto il coraggio di chiedergli niente, perché bussavi alla porta e lui ti faceva yo-ho! E tu aprivi, excuse me, can you have 1 minute? 1 minute, go, come on, let's go! E vedo, ti terrorizzava. E una volta, mi ricordo, ho fatto le correzioni per lui, gli ho fatto un po' di grading. Alla fine lui fa, thank you very much, io gli faccio, it was a pleasure, lui fa, come on, pleasure is too big of a word now, come on, come on. Era uno no nonsense, Krebs, che era veramente terrificante, perché Krebs ha lavorato, se vuoi, solo 10 anni. In 10 anni ha pubblicato quello che la maggior parte delle persone non riesce a fare in una vita. Ha pubblicato Reputation, ha pubblicato The Intuitive Criterion, ha pubblicato Black and Scholes. Questa è un'altra storia divertente. La prova di Black and Scholes era formalmente sbagliata. Era basata su argomenti su ragionamenti di arbitraggio che erano matematicamente non precisi. E lui per un paio d'anni, Krebs, continuava a dire, a me sto risultato non mi convince, non è preciso, non è preciso. C'è un professore di finanza, che adesso è mio collega, vecchio, anziano, che era super tenure a Stanford, che aveva lavorato usando questi teoremi. E questo professore dice che non ha avuto tenure perché David Krebs... Ok, si è frizzato il professore, io aspettavo che vincesse la parte matematica sbagliata, detto, invece... Caspita, so che è successo. Si è bloccato un attimo, prof, deve ripetere la parte. No, lui alla fine, Krebs, 2 anni dopo, ha scritto la prova giusta, con argomenti matematici rigorosi. Non solo, ha anche un pochettino corretto la formula non è proprio precisa, Harrison Krebs è proprio la versione precisa di Black and Scholes, e questa cosa ha contribuito, insieme ad altre cose, a far diventare Krebs un cinico. Krebs adesso, è molto vecchio anche lui, però ho colleghi, compagni che sono stati studenti a Stanford anni dopo che io me sia andato,
che raccontano che Krebs ogni anno fa una sessione ai PhD student dicendo come on, research is all bullshit. It's all mathematics. People don't really care about this, you know? Krebs ha fatto di tutto, ha dato anche dei contributi a organizational behavior, al ruolo della cultura in un'impresa, implicit contracts. È stato un Mozart della teoria economica, Krebs. Veramente molto, molto impressionante. E poi basta, poi si è fermato. Ok. Impressionante. Secondo me dobbiamo affrontare una questione, poi dovremo andare anche in chiusura perché siamo a 1 ora e 5 minuti. Allora, a proposito delle aste, c'è una questione che ogni tanto viene rispolverata da un politico di cui preferisco non fare il nome perché è diventato tristemente famoso in Italia. Che questa polemica più o meno è questa. Dice, quando noi collochiamo il debito pubblico, lo facciamo col metodo sbagliato. E dice sostanzialmente, noi usiamo l'asta marginale e invece dovremmo usare l'asta competitiva. Uh-huh. Quindi noi ci perdiamo un sacco, sprechiamo un sacco di soldi perché usiamo l'asta marginale. Uh-huh. Bene. Allora, la verità è che non lo sa nessuno. Forse prima è meglio che lo spieghiamo un attimo che cos'è la marginale. Ok, completa trasparenza, Nazareno mi ha dato i compiti l'altro ieri, me li sono studiati, mi sono preparato, quindi posso rispondere alla domanda. L'asta marginale è l'asta in cui tutti quelli che vincono pagano lo stesso prezzo, che è il prezzo più basso, il prezzo diciamo peggiore per il venditore. È il prezzo che clears the market. Le offerte, le bids vengono dentro, vengono ordinate, quindi c'è una domanda che viene costruita. Quando la domanda incrocia l'offerta, quello è il prezzo che tutti pagano. E se vuoi la generalizzazione della second price auction a multiple units. Perché nella second price auction tu paghi il prezzo del second highest bidder. Okay. Si mettono in fila le offerte, quello che vince non paga quello che ha offerto lui, ma paga quello che l'offerta subito dopo la sua. Esatto. Invece, nell'asta discriminatoria, è la generalizzazione della first price auction, tu paghi quello che biddi. Quindi vengono le bids, vengono ordinate, vengono soddisfatte fino a quando si esaurisce l'offerta, in ordine. Ok. Allora uno ingenuamente può dire, ma nell'asta competitiva o di primo prezzo, io mi mangio tutta l'area sotto la domanda, mentre nell'asta marginale lascio quel triangolo sopra la domanda e sotto il prezzo. Però non è vero, perché nell'asta competitiva la gente lo sa, i bidding, e abbassano il bidding. Allora, sotto certe condizioni, il revenue è lo stesso, there is revenue equivalence. Però queste condizioni sono molto particolari, e la verità è che calcolare gli equilibri di queste due aste dipende molto dalle ipotesi che fai nel modello. Se la domanda è decrescente, se non ci sono complementarità, tutte queste altre cose. Quindi, in realtà, il problema è troppo complicato per avere una risposta unica. Quindi, alla fine, quello che si può dire è che proviamo e vediamo. Ci sono certi paesi che lo fanno, altri non lo fanno, allora uno dai dati può sempre cercare di capire che quando hanno cambiato, per esempio, quando le condizioni sono rimaste le stesse, hanno migliorato. Quindi è una domanda empirica, perché la teoria non ce la fa a darti una risposta matematica precisa. Questa è la verità. Tra l'altro, la asta marginale è vicina, ma non è la stessa cosa, al famoso meccanismo di Vickrey-Clark-Rose, che è un meccanismo affascinante dal punto di vista teorico, perché l'unico meccanismo che riesce a allocare gli oggetti in maniera efficiente e a soddisfare incentive compatibility e partecipazione ex post, cioè dominant strategy to bid your true value. Sincere bidding is dominant strategy. Però sotto condizioni nel modello. E il Vickrey-Clark-Rose mechanism, che è una costruzione teorica molto bella, in pratica non viene usata granché. Milgrom con un altro economista hanno un paper famoso che si chiama The Lovely But Lonely VCG, perché anche se è molto bello dal punto di vista teorico, poi si vede che è vulnerabile alla collusione, succedono cose strane, alla fine la gente non lo usa. Quindi siamo sempre là, quel gap tra teoria e pratica. Se io partecipassi a questo dibattito, ti direi che in realtà non si sa, che si potrebbe, sotto certe condizioni, provare a sperimentare, si potrebbe provare a cambiare e vedere se in effetti le cose cambiano, ma nessuno, secondo me, è in grado con certezza di dire sicuramente le cose andranno meglio. È un po' una scommessa. Questa è la risposta. Potrebbe esserci anche il problema del rischio che l'asta in un metodo o nell'altro non abbia la piena allocazione dell'offerta?
Questo non lo so, ci devo pensare. Voglio dire, se il prezzo di riserva non è proibitivo, la gente se li compra i bot. Se tu gli dici no, vendo, allora sì, insomma, cioè, dipende da quanta domanda c'è. E non credo che la domanda cambi al cambiare del meccanismo d'asta. Voglio dire, le preferenze willingness to pay sono date, no? Allora bisognerebbe fare un esperimento controllato in cui metà bot li vendi in un form, metà bot li vendi in una e vedi, lo fai per un paio di mesi, riesci a vedere se... Però anche lì bisogna stare attenti, perché come la gente strategizza, collude, cambia, insomma, no, non è un problema semplice. Ok. Benissimo. Io penso che abbiamo trattato tanti argomenti, è stato veramente fantastico. Ho visto un sacco di commenti positivi in chat, un sacco di complimenti per il prof, che condivido tutti. Secondo me è stata una lezione chiacchierata bellissima. Io mi sono divertito molto anch'io, grazie tante. E se c'è interesse possiamo fare qualche altra cosa di simile e sicuramente verrò a sentire Alberto Bisin, che è un po' che non lo vedo. Speriamo di averlo presto, dovremmo averlo presto. Va bene, grazie Ringraziamo mille. Tutto il tuo tempo, prof. Grazie mille, mi sono divertito molto, mi è piaciuto, sono contento. Okay. Alla prossima. Alla prossima. Ciao Ciao a ragazzi. tutti.